Ciao a tutti, oggi abbiamo fatto la pizza finta e vi facciamo vedere come farla in pochissimo tempo, non c'è bisogno di aspettare i tempi di lievitazione, vi viene una pizza buonissima, vedete? È un'ottima idea per quando avete una voglia irrefrenabile di pizza ma non volete davvero aspettare i tempi di lievitazione. Gli ingredienti che utilizziamo per fare la nostra pizza finta sono 350 g di pane raffermo, 4 uova grandi, 3 cucchiai di latte, 5 pomodorini, 60 g di filetti di tonno o anche tonno in scatola va benissimo, mezza cipolla rossa, 130 g di scamorza o comunque formaggio filante. Per condire un po' di origano, sale, circa 2 cucchiai e mezzo di olio. Iniziamo rompendo le uova. Aggiungiamo 3 cucchiai di latte. Pizzichi di sale e sbattiamo il tutto. Quindi stiamo creando un po' l'impasto della nostra pizza finta e le uova e il latte faranno un po' da collante, da legheranno un po' il pane raffermo. Adesso vi faremo vedere. In questo modo potete fare una pizza velocissima in casa senza aspettare la lievitazione. Quindi noi in genere facciamo questa ricetta quando abbiamo proprio voglia di pizza ma non vogliamo aspettare neanche un secondo. Questa ricetta in qualche modo ci permette quindi di variare. Tagliamo il pane, vedete, noi stiamo utilizzando un filone, un filoncino, ce l'abbiamo sempre un po' di pane fatto in casa perché in genere facciamo un po' di più e lo mettiamo in freezer. Per questo è una ricetta che riusciamo a fare più o meno sempre perché gli ingredienti sono pochi, sono ingredienti che in genere ci sono sempre in casa. La fetta di pane è spessa più o meno un centimetro. Questa ricetta inoltre è utilissima quando c'è del pane che vi avanza, che è diventato un po' vecchio e volete finirlo. Bastano circa 12-13 fettine di pane, vedete? In ogni caso, per regolarvi, vedete, noi abbiamo una padella da 28 cm, potete mettere le fettine di pane in padella per vedere se la riempite tutta. Il pane più o meno deve essere simile a questo però, perché se poi vedete è troppo spesso non riuscite a formare un cerchio nella padella. Un filone medio va benissimo. Grattugiamo la scamorza. Schiacciamo un pochettino il tonno. Tagliamo i pomodorini a metà. In una padella mettiamo 2 cucchiai di olio. E ungiamo. A questo punto bagniamo, vedete, le fettine di pane nell'uovo in modo che si impregnino. Questo è il composto che abbiamo battuto con il latte e l'uovo che abbiamo fatto sinora. Ecco qui, vedete? E lo mettiamo in padella formando una base che sarà la base della nostra pizza. A questo punto, vedete, versiamo tutto l'uovo che è rimasto e lo mettiamo sul fuoco più grande a fiamma bassa.
mettiamo sopra il coperchio. Dopo 5 minuti esatti spegniamo la fiamma e alziamo il coperchio. A questo punto ci mettiamo un piatto sopra e la giriamo. Voilà! E adesso la facciamo praticamente, la lasciamo da questo lato, giusto? Sì. Ok. Mettiamo un pizzico di sale sui pomodorini, quindi li condiamo. Cominciamo già a condire la nostra pizza. Adesso ci stiamo mettendo il tonno. Noi questa pizza stasera avevamo voglia di pizza tonno e cipolla e quindi la stiamo facendo pomodorini, tonno e cipolla, ma la potete condire come volete. Infatti tra un po' vi facciamo vedere anche un'altra variante. Però potete fare una margherita, in genere come mangiate la pizza. Io per esempio la prendo spesso zucchine e scamorza affumicata, potete fare la stessa cosa. Quindi potete replicare la vostra pizza preferita. Ovviamente questa non è la vera pizza, è per quando vi viene una voglia improvvisa di pizza e potete farvi qualcosa che somiglia. La vera pizza, come quella della pizzeria, ve l'abbiamo già fatta vedere in un altro video. Ci mettiamo la cipolla rossa di Acquaviva. Tonno e cipolla è una coppiata vincente, vi deve piacere, però a noi piace tantissimo questa pizza. E poi se volete fare una pizza in padella, anche veloce, vi abbiamo fatto vedere anche quella proprio con l'impasto della pizza poi. Mentre questa diciamo che è una pizza finta, no? Origano. E alla fine giusto un goccino di olio. E tantissimo formaggio, in modo che ricordi tanto la pizza. A questo punto riaccendiamo la fiamma, sempre bassa, per altri 5 minuti. E chiudiamo con il coperchio, così la scamorza si scioglie tutta. In questo modo cuocerà bene anche sotto. Sono passati 5 minuti, adesso spegniamo la fiamma e la lasciamo un altro po' con il coperchio. Vi facciamo vedere che ne stiamo condendo un'altra, così per darvi un'idea, ma vi ripetiamo, in realtà potete condirla come volete, come la pizza che preferite. Ci stiamo mettendo prosciutto cotto, pomodorini, stessa quantità di quella con tonno e cipolla, e funghi cardoncelli. Quindi è una pizza con i funghi. Stiamo salando, se vi interessa stiamo mettendo 60 g di prosciutto cotto, sono 3 funghi cardoncelli che abbiamo tagliuzzato, vedete un po' più piccoli, pomodorini nella stessa quantità, e inoltre i cardoncelli li abbiamo fatti cuocere nel microonde per un minuto, in modo che poi non risultino crudi. Mettete l'olio, vicino. E tantissima scamorza, sempre grattugiata. Quindi è simile alla precedente, però è una variante che magari può interessarvi. Abbiamo pensato comunque di farvela vedere per darvi un'idea alternativa al tonno e cipolla, che sappiamo che può non piacere a tutti, anche se piace persino alla nostra bambina. Che ha 17 mesi. E anche questa è pronta con lo stesso procedimento di prima.
Sono passati 2 minuti, la ricetta è terminata, vedete che bella pizza è venuta fuori. Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito, fatecelo sapere nei commenti, scriveteci se rifate questa ricetta e taggateci su Instagram e mandateci la foto della vostra pizza finta su Facebook. Il gruppo è diventato davvero molto attivo e siamo contentissime quando ci mandate le foto delle nostre ricette rifatte da voi. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutta la ricetta scritta e stampabile. Ora la parte più importante, iscrivetevi al nostro canale YouTube, trovate la campanella in basso a destra del video in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Alla prossima ricetta, ciao!